Buongiorno ragazzi, questo è il momento di stare tutti uniti. Parlo a tutti i tifosi dell'Inter a reti unificate. Io sono tifoso come voi, non sono nemmeno uno youtuber, ma a parte gli scherzi, noi non vogliamo alimentare polemiche. Comunque, l'articolo di Panorama di ieri, secondo me, che messaggio lancia? Lancia il messaggio che a Zhang non conviene assolutissimamente rifinanziare. Quindi è inutile ormai parlare di rifinanziamento, visto me lo state chiedendo in tanti, questo argomento lo devo affrontare. E cosa poi dopo, praticamente cosa ti dice quell'articolo? Ti dice che Oaktree ti fa capire che Oaktree è già il compratore, cose che noi diciamo da tantissimo tempo, non ci provate. Andate a prendervi l'ultima live dove addirittura alla fine, gli ultimi 20 minuti, mezz'ora, dove addirittura viene anche prospettata un'ipotesi, ovvero sia Oaktree scuote il pegno e la rivende subito. Andate a prendervi l'ultima live, ci sono, è tutto agli atti. Ripeto, in questo momento io non voglio alimentare polemiche, motivo per cui la live su Oaktree la rimanderemo di una decina, di una quindicina di giorni, ma quello che comunque scrive Panorama alla fine della fiera, il contesto è il nostro. Zhang fa il prestito sapendo di non restituire i soldi. Oaktree cosa fa? Oaktree fa la stessa cosa che ha fatto con Evergrande, con i terreni, escute e rivende. Oppure chi te lo dice che la Glass, avendo un pegno di primo grado, non escute Glass e la passa direttamente al nuovo compratore? Può succedere anche questo. Quello che sicuramente fa capire quell'articolo, con documentazione alla mano, e che Zhang non ha l'acqua alla gola per vendere la settimana prossima. Può tranquillamente arrivare alla fine della stagione, secondo me, cercare di vincere questa benedetta seconda stella. Si può vincere la seconda stella, ma bisogna attrezzarsi però, ragazzi, ricordiamocelo, ed essere ricordato come uno dei presidenti più vincenti, per assurdo, anche se a me non rimane simpaticissimo, come per essere ricordato come uno dei presidenti più vincenti della storia dell'Inter. Questa la dice lunga. Ecco perché non esiste nessun passaggio di azioni, perché Zhang comunque casca da piedi, Zhang non esce con nessun guadagno perché verrebbe fatto un conteggio dei debiti e Zhang andrebbe pari, si libererebbe dell'Inter a pari perché poi dopo gli verrebbe fatto la stima del valore dell'Inter, ma ti viene fatta anche la stima dei debiti, perché chi prende l'Inter deve affrontare un bond che sicuramente potrebbe essere rifinanziato, ma deve affrontare anche le perdite rinviate e quindi viene nominato un perito. Allora io vi chiedo, concludendo il discorso e passando sul calcio, viene nominato un perito da chi? Da un ente esterno. Chi è che ha le garanzie? Chi è che gestisce le garanzie dell'Inter? La Glass Trust. Quindi è la Glass che nominerebbe un perito per fare la valutazione. Quindi c'è la live, andate a riprendervi l'ultima live. E quando è tutto certificato, ragazzi, mi dispiace, ma io ho sempre detto, abbiamo sempre detto che Oaktree ha il compratore, dicendo che Oaktree ha il compratore, non c'è bisogno di fare un disegnino a qualcuno per dire che Zhang non l'avrebbe persa a zero, no? Dicendo guarda che c'è Oaktree, c'ha già il compratore, vuol dire che Zhang l'avrebbe venduta, non l'avrebbe persa. Cioè, ragazzi, non serve una laurea. Basta, non vogliamo alimentare polemiche in un momento così difficile, motivo per cui. Poi ve lo spiegheranno i ragazzi, tutto quello è stato scritto anche da Panorama, motivo ve lo spiegheranno in maniera molto più dettagliata di me, motivo per cui non vogliamo creare polemiche, però ricordatevi una cosa, in apertura dell'ultima live, io nei primi 3 minuti dico che faremo una live su Oaktree rumorosa perché abbiamo scoperto delle cose. Non era questo argomento qua che è uscito su Panorama, io devo essere sincero, ma è una cosa che comunque alla fine e va lì vicino e poi dopo lo sentirete in live dai ragazzi in apertura live, ultima live che ho fatto con il team. Io ho detto abbiamo scoperto delle cose su Oaktree che faranno rumore e lo diremo nella prossima live. È tutto agli atti. Chiudiamola e non voglio alimentare polemiche perché se noi quando noi faremo quella live lì verranno fuori delle polemiche contro i detrattori quelli che vanno sul tecnico non i detrattori tifosi, quei detrattori lì intendo. Chiuso, questo ragazzi mi avete scritto in tantissimi, ve lo dovevo, ho cercato di spiegarvi, però io per ora questo argomento non lo voglio toccare, va bene? Non lo posso nemmeno toccare, ci sono cose più importanti.
Allora, Sanchez è ancora lì inchiodato e per assurdo non si capisce, va Vidal che gli dice: ma che tu ci fai lì? Vieni via. Allora Sanchez, dagli retta ai tuo amico Vidal. Visto che sui pullman del Cile, lo sapete, no? C'è la faccia disegnata della nazionale cilena, c'è la faccia disegnata di Sanchez e di Vidal. Ecco, tornate tutti e due insieme nella stessa squadra, non ci sono problemi, capito? Cioè, chi non ci sta volentieri può andare. Addirittura sembra che Sanchez voglia più spazio, ragazzi, ma bisogna fare qualcosa davanti, bisogna cercare di fare qualcosa davanti. Sembra che Sensi vada via, non lo so quanto potrà racimolare l'Inter dando via Sensi, se non il risparmio dell'ingaggio, il residuo ingaggio che gli deve corrispondere nei secondi 6 mesi, non lo so. Ma sai, qui questa situazione, tutto fa brodo, 1 milione di qua, 100.000 euro di là, 20.000 da quell'altra parte, tutto fa brodo. Parliamoci chiaro. Voglio parlare di un giocatore, Zielinski. Zielinski, che sembra che ormai sia fatta, diciamo, no? Questo Zielinski. Zielinski, ti dico la verità, quando arrivò Calhanoglu, molti tifosi dell'Inter, perché poi la gente non se ne ricorda più di queste cose, ma molti tifosi dell'Inter, no, non è buono questo scarpone, perché era un giocatore dal rendimento altalenante, discontinuo, che poi al Milan, tra l'altro, giocava trequartista, giocava dietro le punte, no? Quindi l'arrivo di Zielinski, a parte Calhanoglu arrivò molto più giovane, Zielinski ha 30 anni, quindi è un centrocampista di 30 anni, però ci sono dei dubbi perché ha avuto un problema al cuore. Negli ultimi 2 anni il rendimento del giocatore è calato molto, anche con Spalletti, l'ultimo anno Spalletti cominciò a calare. Io l'ho visto giocare in Torino, l'ho visto apposta quella partita, in Torino-Napoli, è stato imbarazzante. È anche vero che stiamo parlando di una squadra del Napoli, di una squadra in balia delle onde, quello è vero. Quando gira tutto male è difficile fare la differenza, però su Zielinski bisogna stare attenti perché poi ci fai comunque un grande investimento, gli dai 4 milioni e mezzo all'anno e noto che ci sono tanti scettici. Io non è che sono scettico, io ho solamente qualche dubbio perché ha avuto un problema al cuore non indifferente, ma a parte quello è un giocatore che a livello prestazionale negli ultimi 2 anni è abbastanza in calo. Rispetto a Calhanoglu, cerchiamo di fare un paragone. Rispetto a Calhanoglu è un giocatore che ha meno qualità, ma ha molta più intensità. Però c'è un vantaggio. Inzaghi, questa tipologia di giocatori, li fa rinascere. Prendiamo l'esempio di Luis Alberto, che voleva smettere addirittura e fare l'artista. Con Inzaghi è diventato un top player, perché ragazzi, Luis Alberto 2 anni fa lo voleva a tutti, fortissimo. Quindi su questi giocatori qui, tipo Calhanoglu, Luis Alberto, lo stesso Zielinski, cioè Inzaghi sa lavorare bene, quindi io sono fiducioso per questo, perché bisogna riconoscere all'allenatore, che non è il mio preferito, che comunque con determinati giocatori ci sa lavorare e sa tirare fuori delle ottime, diciamo, skills, capito che ti voglio dire? Quindi è un investimento importante. È anche vero che lui sta giocando in una squadra che è veramente alla frutta il Napoli, ragazzi, parliamoci chiaro, il Napoli è una squadra fuori di testa, ma a noi, ricordati una cosa, noi mancano dei centrocampisti che sappiano tirare in porta. E Zielinski lo rivelano, perché il centrocampo dell'Inter, infatti, vedi, tira Barella in porta, vinciamo la partita, ma spesso noi finiamo delle partite dove, fateci caso, dal centrocampo nessuno tira in porta e servono i centrocampisti che tirano in porta, perché l'unico che ce l'ha Calhanoglu, ma è troppo lontano, e ce l'ha Calhanoglu non ha gli inserimenti che aveva Brozovic, capito? Sono due giocatori totalmente diversi, Brozovic e Calhanoglu. Quindi, se c'è un centrocampista forte da prendere a zero, qui comunque ti chiede ovviamente un ingaggio importante perché non ti costa nulla di artellino se non di commissione al procuratore, ben venga. L'importante è che questo ragazzo stia bene perché il giocatore c'è. Mi raccomando, stasera alle 21:30, ragazzi, in caso ci becchiamo più tardi. Ciao, Inter.